Ciao a tutti, sono Mazzetesse ed eccoci alla nuova puntata di Flair RPG. Oggi pensavo di andare ad affrontare un nuovo posto della mappa. La scorsa volta, vi ricordo, siamo andati in pratica ad affrontare la prima missione, quella proposta dall'uomo qua, il capo dei minatori, il soprintendente Martigan, che ci ha appunto detto di sconfiggere i goblin che erano accampati vicino al fiume, eccetera, eccetera. Siamo saliti al livello 3, se non ricordo male. Sì, esatto. E adesso allora vorrei provare ad affrontare una nuova zona della mappa che di per sé non è complessa. Però scusate se non sto parlando, ma è quando ci sono questi momenti di crisi, di pericolo. Au, 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 au. Che poi pericolo sono dei goblin. No, dicevo che all'inizio è complesso perché c'è un mostro che mi pare di ricordare sia abbastanza forte all'ingresso. Poi però il comodo è che troveremo un checkpoint dentro. Questi mi fanno festa. No. Sta laggando un po', non so come mai. Ecco questo caro amico. Ah no. Beh, dovete sapere che la prima volta che l'ho affrontato in realtà ero al livello 1 e sono arrivato qua e mi ha suonato un po' me l'ha suonato un po' per le feste. Ecco, benissimo, abbiamo attivato una warp zone. Quindi vuol dire che adesso oltre a quella centrale abbiamo anche quella là, poi ci toccherà scoprire le altre tre, che però sono in una zona abbastanza avanzata qua. Oh, che fortuna che non mi hanno visto questi qua. Comunque ho scoperto, giusto questa mattina, che nello scorso episodio, nell'ultima parte, non si sentiva l'audio. E mi dispiace molto perché non me ne sono reso conto. Adesso ho la finestrella dell'audio qua fuori che voi non vedete, però ogni tanto controllerò per vedere se continua a registrare l'audio. Ogni tanto fa di questi scherzi, non ho la minima idea di perché li fa. Mi pare di ricordare che questa qua sia una trappola, quindi se ci passo sopra morirò. Mi pare di ricordare, però non ne sono sicuro perché queste grate in generale non sono delle trappole, però in alcuni casi sì. Mannaggia, devo dire che rigiocare la seconda volta il gioco è molto più fattibile. Ecco, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Mi ammazzano, mi stendono, mi uccidono. Queste qua servono per trasportarsi dall'altro lato, però voglio prima capire cosa c'è qua, cosa c'è di là, cosa ci aspetta. Là là. Ecco qua.
se uno non facesse un po' di attenzione rimarrebbe fregato, perché si teletrasporta di là e rimane incastrato, vedete bene, in una zona piccola con infiniti nemici. Mentre noi che siamo timorosi, cioè io che sono timoroso, ho una paura matta di tutto. Ecco, come non detto, vado avanti spavaldo come uno scemo. Non posso cadere, vero? Mi auguro di no. Questi tra l'altro non sono a distanza, quindi posso benissimo far loro le feste. Oh. Senza che loro mi diano fastidio. Secondo me se vado là attiverò un qualche sorta di incantesimo. Non so come mai, ma... La natura. Rossi i denti e gli artigli. Squarciagola, urlo contro il suo credo. Credo che parli di quelli... uccelli là. No, non si è attivato niente stavolta qua. Dei viverna. Cesta del tesoro. Benissimo, questa era in pratica la zona centrale. Adesso continuando da questo lato torneremo dall'altra porta che avevamo lasciato prima alla nostra destra. Non so se ricordate appena siamo entrati. Da un lato c'era lo scheletro e una porta. Dall'altro lato c'erano due zombie e una porta. Ah, ecco! Queste tombe ad avvicinarsi generano degli zombie. Visto? E continueranno a generare degli zombie. Se invece prese abbastanza da lontano, non danno problemi, diciamo. Vedete, questa qua la sto sconfiggendo senza bisogno di neanche nessun incantesimo, diciamo. Invece ad avvicinarsi incautamente, come ho fatto la prima volta che ho incontrato una di queste tombe maledette, gli zombie mi hanno fatto la festa, insomma. Sì, devo dire che per fortuna non è un gioco troppo difficile. Anche perché non sono uno di quelli molto esperti con questi tipi di RPG. Ecco, visto benissimo, siamo arrivati dall'altro lato. E quindi abbiamo fatto questo. Adesso ci conviene di sicuro trasportarci direttamente qua e andiamo a vendere qualcosina. Del tipo questo, tipo questo, tipo pa, 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 pa. Scusate se canto, ma è una musichetta che è di sottofondo e insomma fa il sottofondo, fa quello che deve fare, ognuno fa il suo mestiere. Allora, niente. Quella zona l'abbiamo ripulita. Tra l'altro controllo che l'audio... Sì, ok, l'audio si sente ancora. O almeno dovrebbe sentirsi. Perché credo sia stato un problema del microfono. Non un problema del software. Oia. Che mi registra la sessione di... Ce n'era uno là, non l'avevo neanche notato. Io stavo cercando di colpire l'altro. Tra l'altro, non so se avete notato, ho aggiunto le animazioni della battaglia, nel senso che ci sono i... vengono segnalati i danni
causati al nemico e in più mi segna in basso gli FPS, giusto per controllare quanto tenga il gioco. Headshot. Qua è una zona abbastanza piena di zombie, ma perché voglio andare in questa zona qua. No, ma un tempo c'era la possibilità di andare in là. Forse è un'altra zona qua vicino, mi sto confondendo. Qua me ne suonano di santa ragione. Mi avevano ferito con quel quella magia che ruba vite, insomma. Ma non è un rubavite, è un avvelenamento? Suppongo di sì. Di qua forse non ci eravamo passati, ma credo che... credo di essermelo segnato proprio quell'altra zona. Sì, credo di essermela sognata, ragazzi. Allora magari potremmo andare a fare un po' le feste dall'altro lato del fiume, dove ci sono vari accampamenti che non abbiamo ancora affrontato, che sono lungo la strada poi per un'altra zona, che a meno che qua dagli zombie in toto non ci siamo stati. Perché qua c'è tutta una specie di accampamento zombesco di cui non mi ricordo la precisa collocazione. Però era qua da queste parti. Se qua c'è il ponte, gli zombie saranno qua. No, non mi ricordo più. Ma erano ben qua, era ben qua la zona dove c'erano gli zombie. O era più indietro? Boh. È tutto confuso. È tutto il contrario. No, beh, andiamo dall'altro lato. Facciamo la festa a qualche goblin. Ehi, ecco, allora, in pratica qua ci dovrebbero essere degli... degli accampamenti. No, ho preso la strada sbagliata forse. Questo conduce a un'altra zona. Infatti... oh, mannaggia! Scusate, ma ne voglio seminare un po', perché sennò... sennò mi fanno la festa. Erano davvero un po' troppi forse. Anche se sono solo degli insetti neonati e quindi di livello basso e tolgono poca vita, erano comunque tanti. Ah, ce n'era ancora uno. Vabbè, niente, li abbiamo sistemati. Aia. Che cos'è? Tutti questi goblin che ci vogliono far fuori e fare la festa, le feste. Tanti auguri a te. Tanti auguri, tanti auguri.
La prossima volta dovrò trovarmi forse qualcosa da raccontare, perché qua da spiegare ho poco. Dovrei vedere un attimo. No, ma la strada per il prossimo episodio lo so. È quella dove eravamo prima. Aia, aia, aia. Quello era complesso, e seppure di difeso aveva... muori. Là ci sono quelli... Fammi... Ah beh, però... Credevo di morire come un salame, invece no. Quanti goblin abbiamo, tra l'altro, in inventario? 274, sono una cifra immensa. Però se non saliamo di livello possiamo fare poco o niente. Ecco, tra l'altro, veste estiva, come potete vedere è veste estiva. No, dove? Ecco, veste estiva. Ci sono alcuni problemi con le traduzioni, si può notare. Comunque qua c'è ancora un altro accampamento, che però ha di questi qua, quindi farei così. Aia, aia. Mi è ritirata strategica. Che poi avevo ancora abbastanza vita, però sono un codardo. E ho avuto delle brutte esperienze la prima volta che ci ho giocato, tipo che sono morto infinite volte. E morivo infinite volte regolarmente, forever and ever, sempre a morire stavo in pratica. Più morto che vivo. E qua non mi ricordo questo. Ah, ma si semplicemente ricollega all'altro lato. Qua sopra si va dove c'era la missione, dove abbiamo completato la prima missione. Sì, esatto. Sconfiggiamo ancora questi goblin. Poi direi che si può tornare anche a casa, usando la warp zone. Sì, forse è meglio. Tra l'altro, la prima volta che... che ho giocato questo gioco, ero arrivato là all'ingresso del luogo dove siamo stati oggi, ma non avevo sconfitto quel drago volante di cui non mi ricordo più il nome, ma ero scappato dentro. Solo che naturalmente non riuscivo poi più a uscire fuori, perché tutte le volte che uscivo c'era il drago che me ne suonava, e se per caso rientravo il drago si rigenerava. Quindi sono rimasto là un bel po', fintanto che non sono riuscito a sconfiggere quel drago alla buona. Via, via, sterminiamoli. Comunque c'era un'altra zona di zombie, ma non l'abbiamo trovata prima. Ne ero convinto. Vabbè, a sto punto credo che ci convenga tornare per la via normale. Non facciamo gli snob a usare i warp, eccetera, eccetera. Tanto siamo a casa. Infatti, 3, 2, 1, eccoci. Allora, ultima cosa, direi che vediamo un attimo se si può comprare qualcosa con quello che abbiamo. Innanzitutto guardiamo lì. Abbiamo 2, 2, 2, fisico 2, quindi magari potremmo prendere qualcosa di fisico 2. Fisico 2 è un pugnale, offensivo 2 e difensivo 2. Questo è un 2-6. 2-6, 2-6, 2-6.
2-7. Però non so se vale la pena. La fionda invece 2-6. La fionda la usiamo spesso. Quindi vediamo un attimo. Ha incremento di mana, questo può essere comodo. Incremento di vita e... Ah, 2-7. Non è male. 2-7 incremento schivare. Ma andiamo con questa. Tanto abbiamo un sacco di soldi, quindi possiamo anche permetterci di spenderne un po'. Perfetto. Benissimo, detto questo, credo che possiamo salutarci. Ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà tra 1 o 2 settimane, solitamente, come avete potuto vedere, li carico il mercoledì. Andremo ad affrontare appunto quell'altra zona oltre i ragni dove ci siamo avvicinati oggi, ma non siamo andati. Ero convinto di andare oggi nella zona degli zombie, ma la strada è bloccata. Io mi ricordavo invece fosse aperta. Quindi abbiate pazienza. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!